C'era la balena, la casa della fata turchina, il campo dei miracoli, Lucignolo sparaballe e poi Mangiafuoco, il gatto e la volpe, Geppetto e infine Pinocchio. Parco Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano è stato preso subito d'assalto ieri sera da tante famiglie per il ritorno, dopo il brutto tempo, del Paese dei Balocchi, la manifestazione dedicata ai più piccoli con tante attrazioni, giochi e divertimento che ripercorre una delle favole più belle e famose, la storia del burattino di Carlo Collodi. La serata di ieri è stata contraddistinta dallo spettacolo pirotecnico musicale che ha attirato in tutta l'area centinaia di persone, un viaggio intenso e coinvolgente grazie ai giochi d'acqua, proiezioni e l'esibizione delle ballerine. C'era un po' di preoccupazione perché sospendere le manifestazioni e poi ripartire qualche giorno dopo non è proprio semplice, però la risposta della gente è stata intensa, ormai si aspetta questo spettacolo finale, che di solito è finale, ma questa volta è iniziale, e la partecipazione è stata importantissima, notevole, significativa, ma soprattutto anche altre cose hanno interessato, cioè in quel palco prima si è parlato di sanità e poi dopo un'ora c'erano i fuochi artificiali, quindi la bellezza del Paese Blocco è questo, è proprio parlare di far divertire i bambini, gli adulti, parlare di cose anche importanti e poi guardare uno spettacolo come quello che ha preparato la Khmer Show, che è veramente emozionante e ha toccato il tema di quest'anno e l'ha sviluppato con luci, fuoco e acqua. Quest'anno, come dicevo, i fuochi e lo spettacolo pirotecnico musicale è avvenuto prima, nel secondo giorno, ce ne sono ancora due di giorni impegnativi, belli e altrettanto ricchi di attività, di giochi, di spettacoli, musica, e quindi vi aspettiamo al Paese dei Balocchi. Invariati gli appuntamenti che si ripeteranno questa sera e domani, venerdì 23 agosto, tra musica, approfondimenti, talk show e laboratori per grandi e bambini.